Esistono dei saggi, dei libri che tutti noi dovremmo conservare, custodire gelosamente nel cassetto. E ogni tanto, quando ci viene qualche dubbio gomblodista, prendere e leggere. Perché questi libri ci dicono realmente come stanno le cose, o almeno ci dicono: stronzo, apri gli occhi, perché le cose in realtà stanno così. Di cosa sto parlando? Firmato da Zuboff. Uno che in economia sa senta sucare, sto parlando del capitalismo della sorveglianza. Non è un mistero che noi viviamo in un'era ultratecnologica, telematica e di stragrande controllo. Penso che non sia veramente un dubbio per nessuno di voi, anche solo intuire che già il semplice pagamento elettronico è una forma di sorveglianza e controllo. Ora, c'è chi ne fa una questione di Stato e arriva a dire, e non faccio nomi, che il bancomat che usa per caricare la benzina serve per controllare quel numero di bancomat che macchina possiede. Ma è un'assurdità? Sì, ma neanche troppo esagerata. Con il capitalismo della sorveglianza, Zuboff ci spiattella in faccia la verità delle cose come stanno e ci fa capire quanto siamo inermi, ingenui, deboli e anche un pizzichino deficienti. In pratica, questo libro cosa ci dice? Che il capitalismo ha cambiato completamente forma e quello che doveva essere uno strumento di libertà, l'allora internet, che oggi chiamiamo tutti web, che doveva veramente renderci delle persone migliori, doveva aumentare le nostre capacità conoscitive e soprattutto, ripeto, ci doveva rendere più liberi, in realtà è diventato uno strumento di controllo e sorveglianza del capitale, inteso come capitalismo. Non sto facendo un discorso filomarxista o robe del genere, sto parlando della verità. E Zuboff in quest'opera straordinaria, questo saggio che vi anticipo è scritto in modo discorsivo, estremamente semplice ed è di facile comprensione per chiunque, ci spiega come tutto oramai nella nostra vita sia under control, o almeno sia sotto il controllo del capitalismo. Tutto, qualsiasi cosa facciamo. E prima di arrivare un po' più nello specifico, la cosa interessante di Zuboff è che ci dice: il sistema ti vuole far credere di essere libero, di non aver bisogno di niente e decide lui i tuoi bisogni. E fa degli esempi straordinari, a partire da Facebook. Facebook è uno strumento che raccoglie i tuoi dati. Col tempo raccoglie i tuoi interessi, col tempo raccoglie finanche i tuoi sentimenti e li usa non tanto per rivenderli, quanto per venderti. Avete mai notato che le pubblicità dei social, ho detto Facebook, ma potrei dire Instagram e qualunque altro, si basano casualmente su quelli che sono i vostri interessi del momento? E a tal proposito, Zuboff dice anche una cosa che io fino a ieri pensavo ipotetica, ma lui me la mette nero su bianco. Il telefonino ci controlla? Sì, ci sente H24. Vi è mai capitato di dire a una persona: oh, guarda, mi sento un po' gonfio, mi vorrei mettere a dieta? Aprite il cellulare, andate sui social o anche su Google, pa! Vi capitano le pubblicità per dimagrire. E l'analisi più bella la fa quando dice: ma prima dell'era digitale, ma quando vai via? Capitato di vedere la pubblicità di una banca, di una finanziaria, di una carta di credito. Adesso tutti i social, i nostri telefonini, anche la televisione, sono stracolme di pubblicità di banche. Tutto è banca, tutto è usa la mia carta di credito, usa il mio vibratore anale, usa questo, usa quell'altro. È tutto un continuo messaggio finanziario in qualsiasi campo. Zuboff mi ha portato a una riflessione molto interessante. Vi ho già raccontato di come sia stato drammatico il mio viaggio elettrico per le festività di Pasqua. E poi leggendo Zuboff ho pensato: l'auto elettrica sa in ogni momento dove io sono, perché c'è il satellitare, perciò io, che sono il guidatore, il titolare dell'auto, sono rintracciabile in qualsiasi secondo. E ogni volta che ho ricaricato l'auto elettrica,
ho dovuto usare l'applicazione. L'applicazione che prima di tutto mi deve localizzare. Secondo, usa la mia carta di credito. Terzo, fa sapere al sistema quanto consumo e quanto spendo. Perciò non mi stupisco che una volta tornato dalle ferie, tutti i miei social erano stracolmi di pubblicità, non solo di auto elettriche, ma soprattutto di quelle auto elettriche che, guarda un po' le combinazioni, possono fare a parole più di 500 km e ti fanno consumare di meno. Addirittura mi comparivano le pubblicità, indovinate un po' di cosa, delle compagnie concorrenti di Enel X per ricaricare almeno la macchina. Ecco, Zuboff mi ha aiutato a aprire ancora di più gli occhi. Non che ce l'avessi chiusi, ma conservavo qualche legittimo dubbio. Questo è quanto. Fate Vobis, compratelo. È una Bibbia proprio che ti apre la coscienza come pillola rossa e pillola blu di Matrix. E come vedete, libri di sangue, ancora una volta, fa la differenza.